Buongiorno ragazzi, come state? Come non state? Benvenuti o bentornati in un nuovo vlogmas. Comincio ad essere tutta attappata, ve lo dico, mi sento proprio il naso. Periodo brufolanza, come ve l'ho detto, non parliamo troppo presto perché poi in più lo stress perché, come vedete, ho una faccia peggio del solito oggi. Cercherò di raccontarvi un pochino quello che sta succedendo in questi giorni senza entrare troppo nei dettagli o nel privato, perché poi mi rendo conto che è una situazione che si riguarda a me, ma fino a un certo punto, quindi cercherò di spiegarvi. Comunque, prima di iniziare a parlare di tutte queste cose, colazione, perché altrimenti il mio cervello non connette. E cosa ho visto ieri su Instagram? Ho visto come fare le uova, tipo, io le chiamo la coque quando il rosso è un pochino, no, un po' morbido, con la friggitrice ad aria. Devo soltanto capire quanti minuti c'erano scritti. Ok, 6 minuti 190 gradi. Quindi uova sono già dentro, ne ho messe due. Il problema è che qui dice 190 gradi, 6 minuti, però una volta preriscaldato. Quindi non è riscaldato, facciamo 8 minuti. Al massimo vengono sode e magno comunque. Solito film di Natale un po' scialbo di quelli di Netflix che ci piacciono tanto. Le uova sono venute così. Cioè, secondo me, ci ho messo un po' a sbucciare perché ovviamente sono moscette. Però guardate, è venuto perché dentro è morbido. Perfetto. Bisogna un po' affinare la tecnica, però c'è una bella base. Provare. Poi se avete consigli, ovviamente voi datemeli sempre, se magari avete fatto già questa cosa. No, io ragazzi non ci credo. È la terza volta che fa cascare perché ha questa cappa così. Però la tiene a terra. Eccola, eccola. Ora si nasconde. Foto perché stavo guardando il film di Halloween. You're gonna miss me when I go. When I'm gone. Oh yeah, the song is gonna miss me. Sto finendo di montare il video nel mentre, così mi vedo questo film di sottofondo. Già è uscito un attimo a portare i pacchi, quelli che c'erano lì, che deve cercare appunto di spedire a casa sua a Boston in America. Il problema è che non riusciamo a capire dalle informazioni quanto potrebbe essere un ipotetico costo, perché alcuni su TikTok dicono 200-250 mila won, che sono all'incirca tipo 180-190 euro per un pacco, lei ne ha due, attenzione, che sarà tipo 15 kg forse. E altri dicono 50-55 dollari, che ovviamente è tutta un'altra storia, capiamo bene. Vedremo se tornerà con i pacchi o senza pacchi. Quindi, ora che appunto è andata, ne approfitto, passo un attimo l'aspirapolvere. Poi, allora, volevo un attimo sedermi qua e raccontarvi un pochino, ripeto, per quello che posso raccontarvi. Quindi vi dico un pochino quello che sta succedendo in questi giorni. Sembra sempre vestito uguale, comunque mi cambio. Solo che quando sto a casa ho sempre, cioè più che altro uno si veste sempre di nero, sembra sempre la stessa cosa, sempre gli stessi capelli, struccata, vabbè. O magari qualcuno non capirà, perché è una situazione un po' particolare, a cui, tra virgolette, ero pronta, perché poteva essere un'opzione, ma non pensavo che succedesse tutto così. Quindi cerco un po' di raccontarvi. Avete notato sicuramente che manca uno dei primi vlogmas di questi giorni, proprio perché non sono riuscita a montare il video e a registrare effettivamente qualcosa, perché questo avvenimento è successo tra la fine di una giornata e l'inizio dell'altra, quindi non ero proprio in condizioni di registrare niente, devo essere onesta. Cosa è successo, diciamo, in grandi linee? È successo che il mio fidanzato, quello che chiamiamo sempre signor Winnie, signor fidanzato, ha ben pensato che fosse il momento giusto questo di dire ai suoi genitori che ovviamente io non sono coreana e che sono straniera, perché non gliel'aveva ancora detto, perché non era ancora venuto fuori l'occasione, eccetera, eccetera. Fatto sta che non l'hanno presa benissimo, il che, ripeto, è un'opzione che sicuramente poteva succedere, perché qui, specialmente se le persone sono un pochino più grandi di età, hanno un po' questi preconcetti, quindi ok, era messo in conto, tra virgolette, quello che non era messo in conto è tutto quello che poi è successo dopo, le reazioni e cose. Quindi ci sono stata parecchio male. Ripeto, è un mio problema, ma fino a un certo punto, perché io no, questa cosa non la posso cambiare, ovviamente. Se lui ha deciso di stare con me, sapeva, ripeto, che poteva succedere. Poi che lui ci sia rimasto male perché si aspettava un risultato differente, un appoggio differente dai suoi, quello lo posso capire. Però ovviamente siamo in due. Se sta male lui, posso star male
normale anch'io, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che ho passato 2 giorni un pochino intensi dove non riuscivo a smettere di piangere, ma più che altro perché, ripeto, è una situazione che io non posso controllare. Non dipende da me e non è colpa mia se loro hanno questi preconcetti, se loro hanno questo tipo di idea. Ovviamente io non devo stare con la sua famiglia, devo stare con lui. Però adesso bisogna un attimo capire come organizzare questa situazione. Ora non vi starò a dire cosa è successo, cosa non è successo, bla 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 bla, perché non mi interessa. Però ecco, è successo questo fatto che, se permettete, mi ha un attimino destabilizzata. Soprattutto non mi aspettavo che potesse succedere adesso, dove io appunto poi devo tornare a casa tra un po' e stare via per 3 quasi settimane. Che, riflettendoci, potrebbe essere un bene come potrebbe essere un male, perché sento che ho un po' bisogno di staccarmi da questa situazione e di capire. Insomma, le persone possono sempre cambiare idea, perché ovviamente loro ora non ce l'hanno con me, ce l'hanno con l'idea, no, di quello che può essere. Quindi, anche se, ripeto, non è compito mio, comunque io cerco sempre di mettermi nei panni degli altri, di no, pensare cosa potrebbero fare, cosa potrebbero dire. A volte vorrei essere una persona un pochino più selfish, un pochino più che pensa solo a se stessa e non cercare di mettermi appunto in queste situazioni per capire, fare, perché a volte c'è poco da capire, c'è poco da fare, e facendo così ovviamente poi quella che ci sta male alla fine sono io. Quindi sto un attimo appunto cercando di, no, di staccarmi emotivamente più che altro da questa situazione, perché appunto sono stata una giornata a riflettere, a pensare, perché non è una situazione semplice. Tutti dicono, no, perché i primi mesi che uno sta insieme, la honeymoon phase, dove è tutto bellissimo, idilliaco, fantastico. Ovviamente chi è che si doveva andare a scegliere la cosa più complicata del mondo? Io! Però finché vale la pena lottare, fare qualcosa per poter stare insieme, ovviamente assume tutto un altro valore, quindi staremo a vedere. Voglio essere fiduciosa. Quindi insomma, questo è un po' quello che è successo. Per questo non sono riuscita a editare il video, perché avevo 2 occhi gonfi così tutta la notte, tutta la sera, tutta la mattina così. Più che altro perché ero arrabbiata, ero delusa, ero sopraffatta dalla situazione, dal fatto appunto che io non potessi controllare questa situazione. Questo è quello che penso io e quello che vi posso dire io. Ora, non so chi mi sta scrivendo al telefono, se è Jenna che magari mi dice qualcosa, controlliamo. Mi ha detto: idea, possiamo andare a Hongdae e fare la nostra ultima serata di karaoke insieme. Direi perfetto, adoro questo programma. Anche perché noi questa settimana, appunto, è la sua ultima settimana, perché lei parte lunedì. Quindi cosa succede? Succede che abbiamo adesso tutti i giorni, o la maggior parte dei giorni, programmati. Infatti domani andiamo a fare una cosa, no ragazzi, voi non avete idea, cioè domani, ecco, è quello proprio che mi serviva per staccare la mente questi giorni, no? Tutta questa questione, perché abbiamo detto no, ci dobbiamo andare, no, ci dobbiamo andare, alla fine non ci siamo organizzate. Ieri stavamo in taxi, abbiamo detto: oh mio Dio, ma questo non l'abbiamo fatto, ti pare il caso? No, assolutamente dobbiamo farlo. E quindi abbiamo prenotato i biglietti e andiamo domani. Poi vedrete, seguite il vlog di domani, saprete. Però vi giuro, è una figata, una cosa che in Corea io non avrei mai pensato che potessero fare. Quindi sono curiosa dell'esperienza. Quindi domani abbiamo questo programma, il giorno dopo appunto siamo libere e forse appunto andiamo al cinema. Il giorno dopo ancora lei si deve andare a fare le unghie, e poi il weekend, quindi venerdì, sabato e domenica, lei va a stare con il suo fidanzato, vanno fuori a fare l'ultima gita, insomma, eccetera eccetera, e quindi io sarò a casa da sola. In realtà non so se anche poi questa settimana riusciamo a fare l'albero, o appunto poi lo farò da sola, registrerò il video o comunque altre cose da fare, perché anch'io devo iniziare un po' a sistemare, a capire cosa mettere in valigia e soprattutto incartare quelli che sono i regali. Intanto rispondo adesso a lei per questo programma, mi preparo, anche se io questi giorni già non ho proprio voglia di truccarmi, ripeto. Vediamo se riesco a farvi vedere un update dei tatuaggi. Ho appena finito di lavarli, metterci la crema. Sono passati adesso un po' di giorni, si stanno cominciando a spellare, non so se potete notare. E questo qui anche, magari più da vicino si vede che sta facendo un po' di
crosticine, lo amo da impazzire. E tutte le persone a cui l'ho fatto vedere mi hanno detto: wow, ma i dettagli sono stupendi, è bellissimo, è fatto super bene. Sono veramente contentissima. Mi sono scordata l'altro giorno, quando ho fatto il video, di lasciarvi il profilo della ragazza, e ho caricato anche il reel, quindi lo potete vedere su Instagram meglio nel dettaglio, però ve lo faccio vedere anche qui. Se state programmando di venire qui a Seoul, segnatevi questo posto. Questo qui infatti è il profilo della ragazza, e come vedete c'è anche il mio tatuaggino qui. Stiamo uscendo per andare a Hongdae. Scelta non intelligente la mia di mettermi questa sciarpa. Ho messo il cappotto oggi, non quello pesante, però non scelta intelligente di questa sciarpa, perché con questo cacchio di coso mi si incastra in continuazione. Gianna mi sta bruciando. Sta mangiando le sue chips. E ora andiamo a cantare. Si va a cantare. Io vorrei fermarmi da qualche parte, un dolcino, qualcosina. Ora Gianna prenderà il suo snack, perché non può mangiare nel caffè le spiedine di carne. Ora andiamo a questo caffettino qui. Eccolo. Qui hanno una torta di carote che è buonissima. Ve la dovete segnare, spero che ce l'abbia, sennò urlo. Ora io voglio la tortina. Guardate che giganti. Questo. Ciao, guardate che carino il suo cuore. Cheers. Siamo entrati in questo negozio che ha tutte queste robine super carine, e abbiamo preso tutti i pin. Ho speso 11.500. Fantastico che riusciamo a spendere sempre per le cavolate. Lei ha speso il doppio, però attenzione. Noi siamo un attimo da Daiso, io non mi aspettavo questo. L'ultima diretta di BTS prima di andare al militare, col capello tagliato dei ragazzi. JK già tagliato, sicuro. Ragazzi, io purtroppo ho paura. Io purtroppo non voglio questa vita. Ma ragazzi, lui è il mio eroe. Canta le canzoni a caso, è bellissimo. Guarda la gente. No, mi sento, mi sento così. Ovviamente siamo entrati al karaoke e c'è Seven, e ora abbiamo la lista delle canzoni anni 2000. Vediamo, per prima volta siamo un po' clueless quando dobbiamo cercare le canzoni. Oh Mike? Yeah, Mike. Oh Mike. Dobbiamo fare Breaking Through the Asphalt Music, non esiste. She's a pro now. Let's see the... It's not so bad. We're just getting started. Yeah. Tornate a casa, i miei capelli tutti, vabbè, vi faccio vedere un pochino cosa ho preso. Madonna, i miei capelli sono sempre più un disastro.
Ma facciamo finta che sono pelata. Tipo JK adesso, perché nell'ultima live si è mostrato la capa. Alcune cose ho preso: i giochini per i cagnolini di Julie, che non posso far vedere, molto carini. Ho preso una cosa per il signor fidanzato. Poi cosa ho preso? I washi tape delle principesse Disney, la sirenetta e Biancaneve, sono le preferite di Julix. Ultimamente non so perché tutto quello che trovo lo compro per Julix. La sua pila di regali non so quanto sarà grande, vabbè. E poi per me ho preso questa ciotola perché è la dimensione perfetta per i ramen, quindi ok, Winnie e tutto quanto, ma guardate che carina così, cioè perfetta, bellissima. Poi cos'è? Vabbè, una spugna per la doccia, questo per sapone, perché quell'altro che ho è tutto in crostè e mi fa schifo, onesta. Qui dentro ci sono altre cose per Julix. Vabbè, che tanto Lenzi riguarda i video in teoria, quindi vabbè, vi faccio vedere. Una pallina questi qua della Disney, lei se ne mette una credenzina trasparente, è una bellissima roba, guardate che bello. E qui abbiamo Ami, che si vuole far vedere perché oggi giustamente non è stato il protagonista. È vero, ora mamma poi ti porta fuori subito. Ora è il momento di farmi una doccia. Non ho capito cosa è successo a questa treccia, come potete vedere. E di sottofondo Jenna che controlla le nostre storie del karaoke per postarle ogni volta allo show. Però è divertente riascoltarle, quindi adesso mi muovo a fare la doccia. Tra l'altro mi è venuto il ciclo. Un casino, infatti mi sentivo troppo gonfia oggi. E tipo stonnata e tipo un pochino emotiva. Oltre al fatto della storia, pure questo. Quindi detto ciò, per oggi è tutto. Domani così mi metto a editarlo e lo potete vedere. E vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo appunto domani. Ciao!